Pomeriggio primaverile allo stadio di Tella. Prima dell'avvio del match le due squadre hanno rispettato il minuto di raccoglimento per la recente scomparsa dell'ex nazionale Mauro Bellugi, venuto a mancare a 71 anni. Mostra subito gli artigli la formazione giallo-rossa, errore in disimpegno in difesa, buon gioco di gambe di Paudice, ma sul più bello si fa ipnotizzare da Guerra. 3-5-2 è il sistema scelto da Leonardo Bitetto per gli abruzzesi. Il Giulianova insiste da azione d'angolo calciato da Massetti, il centravanti Cesario trova la sponda giusta e infilza Guerra da pochi passi per il vantaggio ospite. La partenza sprint dei giuliesi sorprende i padroni di casa che tardano a carburare. La scossa arriva da Capitan Ruggeri che si avvita di testa dal corner di Mele, ma la palla è indirizzata troppo all'angolo. Trascorre appena un minuto e su una scorribanda offensiva di Mercai e il compagno di reparto Salatino che riporta i molisani in linea di galleggiamento. Il portiere Amadio è superato al 20° da un rasoterra chirurgico. Il solito 3-4-3 marchio di fabbrica del tecnico Fabio Prosperi inizia a dare i primi frutti. Sull'asse Paudice Cesario gli adriatici rimettono un attimo la testa avanti. Si salva in angolo la retroguardia giallo-blu. Ancora un ribaltamento di fronte per la squadra viaggiante. Isolato in attacco Cesario prova a sorprendere Guerra da posizione distante. Nulla da fare al minuto 42. 1-1 al termine della prima frazione. Meglio il Giulianova nell'approccio della partita. Freschezza e nei ribaltamenti offensivi. Poche tracce del miglior Vasto Girardi. Stessi protagonisti in campo. Alla ripresa, capolavoro di Mele, dopo due giri di lancette, il centrocampista sradica il cuoio a Tipaldi sotto la gradinata e uccella Amadio con un perfetto pallonetto che gonfia la rete. I locali ribaltano il risultato 2-1. Mister Bitetto sostituisce Modici con Battilana in mezzo al campo. Prosperi risponde facendo rifiatare gli esterni Gentile e Bruni per Raucci e Minchillo. Mercai prima della mezz'ora si porta a spasso un paio di avversari. Gli subentra nella trama Raucci, si fionda in area piccola Minchillo che inchioda senza problemi Amadio per il 3-1. Il Real Giulianova non ha più la brillantezza di inizio partita. Ruggeri e Pacciardi riducono al minimo la pericolosità degli avanti avversari. Solo al secondo dei 4 minuti di recupero, da palla inattiva Ruggeri disinnesca l'ultimo assalto degli ospiti, portato da Barlafante. I giuliesi restano impelagati nei bassi fondi del girone con appena 9 punti. Vasto Girardi sempre più vicino all'obiettivo salvezza con netto anticipo. E i playoff sono lì, a un tiro di schioppo.